c'è da quattro dietro, mi dimentico, escono, entrano, c'è forse uno. Non so. Queste ce le abbiamo, quindi queste poi bisogna pure pulire, quella è la cosa migliore. Senti, vuoi venire un momento a vedere? Io tacco a parlare qui. Che cosa devo vedere? Se si vede la faccia? Sì. Cari amici, stiamo per partire con una nuova rassegna stampa. Aspettate un momento che devono, gli operatori devono centrare il mio volto. Sì, sì, è centrato. Grazie, gli operatori hanno centrato. Menù. Qui abbiamo un menù, antipasti assortiti, consumé Isabella d'Este, cannelloni alla pana, spaghetti alla chitarra, risotto con puntel, capriolo e roast beef. E il bello è come sono scritti, che è la meraviglia, roast beef è scritto roast beef, consumé è scritto... Pollo al cartoccio, stracotto di manzo con polenta, cinghiale, porchetta alla romana, anitra di sossata, fagiano all'arancio, contorni assortiti, gelato, pappa di Mantova, macedonia di frutta, grappa alla pera. Festival della cucina italiana di Bologna. Vedi che razza di roba fanno? Una volta. Idolatri d'arrosti e di stufato. E puloni, ghiottoni impenitenti, venite alla taverna del peccato, vi ritroverete pan per i vostri denti. Questi sono i pranzetti succulenti di una trentina di anni fa, che vedi, non hanno potuto, vedi, il numero di telefono era soltanto tre numeri, immagina un po' che razza di roba, è del 52 questa, capito? Allora, cari amici, vedete che anche all'epoca si mangiava alla grande. All'epoca mangiavano alla grande gli italiani, un po' quasi tutti, adesso mangiano solo i politici. Allora, siccome abbiamo tante cose da dire, e ce ne abbiamo talmente tante che dobbiamo fare un po' la cernita, parleremo di due punti essenziali. Uno è tratto da un libro di Massimo Scaligero, Il marxismo accusa il mondo, e l'altro sempre di Scaligero, Hegel, Marcuse e Mao. Il marxismo accusa il mondo, ovviamente noi leggiamo soltanto la prima paginetta perché è più che sufficiente. Ci viene annunciato da qualche parte che il marxismo è superato. Occorre chiedersi dove è stato superato e se vi sia qualcuno che l'abbia veramente superato e come. Se non ci fosse il marxismo nel mondo, o sovietico, o dei paesi satelliti, o cinese, o come semplice presenza di partito, la situazione del mondo sarebbe grave, perché la marcia del materialismo si effettuerebbe su tutti i fronti terrestri indisturbata, legittimata, sotto il segno della democrazia e delle tradizioni. Ecco qui che con la fine di una presenza concreta del cosiddetto marxismo, sia pure sotto forma di leninismo, bolscevismo o altre idiozie del genere, maoismo, altre idiozie del genere, ecco qui che quello che è qui era preconizzato in un testo di qualche decennio fa, il libro è stato stampato da Tilopa a Roma negli anni 70, è chiaro che oggi noi viviamo in questo putrido accordo tra cristianesimo post-conciliare. Sappiamo chi sono i pensatori, gli intellettuali che hanno dato vita alle tematiche conciliari, e ovviamente nella sua confacente complementarità con il vecchio comunismo italiano, da cui è nato obiettivamente la peggiore forma di potere strisciante, vigliacco e massificante, e anche perché senza volto, qui si vogliono le masse puramente senza volto, del cristianesimo si fa perno, non della teoria cristiana
in generale dell'ideologia quale è stata elaborata, sia pure molto conflittualmente nei concili, ma si dà volto, anzi si cerca di dare un volto, anzi si cerca di togliere il volto a quella forma di cristianesimo massificatore che si presentò anche all'origine del cristianesimo stesso come elemento dirompente nei confronti dell'alta come dire, tradizione romana che era basata appunto su gerarchie visibili e concrete. La situazione del mondo sarebbe grave perché la marcia del materialismo si effetterebbe su tutti i fronti terrestri, indisturbata e legittimata sotto il segno della democrazia e delle tradizioni. La meccanizzazione della vita religiosa, culturale, sociale, economica, lo scientismo agnostico, l'intellettualismo privo di ispirazione interiore e però privo di moralità, lo statalismo raffinatamente legalizzato, continuerebbero tranquillamente la loro opera di automatizzazione e animalizzazione dell'uomo senza contrasto frontale. Vedete com'era chiaro il pensiero di Massimo Scaligero qualche decennio fa. Quindi quando noi oggi diciamo certe cose, non è che ce le inventiamo, non facciamo altro che constatare che quello che loro temevano, preannunciavano, pronosticavano, è avvenuto. Per fortuna nel mondo c'è il comunismo che disturba molti piani. Purtroppo non li disturba al punto da sollecitare i suoi avversari ad attingere ai principi e agli ideali di cui si presuntono portatori. Li disturba sempre meno con la presenza di un'etica rivoluzionaria e la virtù di una coerenza ideale. Qualcosa in vero non va nel comunismo. Crediamo di poter dire che adesso manca in forma grave la forza di intuire il moto rivoluzionario come un moto di idee. La dialettica e il dialettismo sono morti e solo di tale morte vivono. Essi non sono le idee, mentre soltanto le idee sono rinnovatrici della vita, perché recano lo spirito, la libertà. Ma che ha a che fare il marxismo con lo spirito e con la libertà? Il marxismo è essenzialmente antimetafisico, ma per dimostrare a se stesso di essere vero, per costruirsi come teoria, non può non farsi teoretico, non può non farsi metafisico, non può non costruire la sua metafisica anche se non lo ammette o non ne possiede consapevolezza. Allora, o la metafisica come valore non ha diritto di esistenza, secondo che afferma in definitiva il marxismo, e in tal caso esso non è vero, in quanto la sua dialettica non è metafisicamente sostenibile, o la metafisica è possibile come esperienza superiore dell'anima e in tal caso l'essenza del marxismo cade. Contraddizione che Marx credette prevenire con la filosofia della prassi, riconoscibile come il movimento hegeliano dell'idea, o di tutto l'idealismo da Socrate a Gentile. Farsi del vero, prassi, per virtù della materia che, guarda un po', si muove come se fosse un'idea. Passiamo al secondo libro di Massimo Scaligero, intitolato Hegel, Marcuse e Mao. Anche qui la pagina principale è veramente interessante. Non è facile capire che cosa veramente accade nel mondo se non si riesce a vedere il dominio, un identico livello mentale, dietro eventi culturali, politici, sociali che appaiono in drammatico contrasto tra loro. Chi guardi nella profondità trova, di là dal contrasto, l'identità. Questa identità che porterà al PD, cioè al cattocomunismo, operante politicamente realizzato. Il tipo di pensiero che da una parte ci dà l'americanismo e dall'altra il sovietismo, portano ed estreme conseguenze ci dà la rivoluzione culturale. Eccoci qua anche nel pieno del concetto, perché nessuno può negare che i
piddini o pidisti o podisti o puddisti o padisti o piripicchisti siano la forma vivente della cosiddetta rivoluzione culturale in salsa italiana, in salsa sessantottini italiana, e voi potete vedere perfettamente che i personaggi sessantottini si trovano sempre nei posti chiave, nella RAI, alle televisioni varie, intellettuali di qua e di là, direttori di riviste e di agenzie pubbliche, direttori generali di ministeri, direttori di giornali e di quant'altro. Nel fenomeno cinese si può contemplare in atto la prova generale di quello che sarebbe il mondo ove si sviluppasse in esso, sino alle sue ultime istanze, ciò che domina il presente tempo, la collusione sovietico-americana, una concordia discorso, una dissonanza formale che cela l'affinità di intenti profondi. Molti credono che Herbert Marcuse abbia capito questi intenti profondi. È legittimo dubitarne, non essendo possibile che, in chiave freudiano-marxista, il mentale umano vada oltre il limite psichico. Piuttosto giunge ad esprimere in forma critica la propria limitatezza che crede avere come oggetto. Ove si realizzasse compiutamente nel mondo il pensiero che ieri ha prodotto il materialismo storico, indi le diverse rivoluzioni socialcomuniste nel mondo, e per altro verso oggi produce la tecnocrazia America-Russia, il capitalismo monopolistico America, con il suo analogo capitalismo statale Russia-Cina, si è autorizzati a prevedere che la situazione risultante sarebbe ciò che già sinteticamente in germe è presente nella Cina popolare. Due studiosi della rivoluzione culturale, Leo Huberman e Paul Suisi, avvertono che è erroneo ritenere la posizione cinese un attacco nichilista contro il socialismo e l'Unione Sovietica. Né giustificata è l'opinione dei trotskisti, secondo cui la rivoluzione culturale è una situazione identica a quella delle purghe staliniste degli anni 20 e 30. Dunque, qui è interessante vedere come la lingua batte dove il dente duole. Siccome i trotskisti ce l'hanno ancora dentro il loro sederino, la inchiappettata che hanno ricevuto da Stalin, e lì lo scontro è stato puramente folclorico, non nel senso di feste popolari, ma nel senso dello scontro tra popolazioni, tra civiltà, tra razze, tra culture, tra innesti, tra culture e razze, tra religioni che si innestano in maniera diversa, con forme diverse, nelle stesse entità di carattere nazionale, che sono varie, differenti l'una dall'altra, come le famiglie che sono differenti l'una dall'altra. Secondo cui la rivoluzione culturale è una situazione identica a quella delle purghe staliniste degli anni 20 e 30. La funzione di Mao Zedong può essere legittimamente veduta affine a quella di Lenin piuttosto che a quella di Stalin. Secondo i due studiosi, se Lenin non fosse prematuramente morto e quindi mancato come orientatore del socialismo sovietico, e ricordiamoci che Lenin è prematuramente morto perché subì un attentato, l'attentato portato avanti da una brava donna di una specifica religione, attentato che gli fu fatto perché lui cercava di sottrarsi ai precisi binari all'interno dei quali loro signori, che avevano pagato e finanziato la sua rivoluzione, l'avevano voluto tenere chiuso, né più né meno di quello che è successo in questi ultimi giorni in Francia, dove un personaggio veramente da quattro soldi, un Hollande, cerca in qualche modo di ridurre la morsa che l'Occidente sta facendo sulla Francia, perché teme ovviamente la concorrenza della Le Pen, ma non glielo fanno fare. Quindi è molto interessante vedere quello che succederà, piuttosto che a quella di Stalin. Secondo i due studiosi, se Lenin non fosse prematuramente morto
e quindi mancato come orientatore del socialismo sovietico, non vi sarebbero stati fenomeni come lo stalinismo e il trotskismo. Il rapporto, e non è vero, perché il trotskismo è intimamente legato perché puntava al potere mondialista, globalista. Nessuno può negarmi che i teocons, i conservatori a sfondo teologico e teocratico, che puntano, si sono impossessati del potere reale negli Stati Uniti, che puntano al dominio mondiale, e siano stati innanzitutto dei trotskisti, i quali, quando hanno visto che il modello comunistico al quale loro si attenevano per poter sempre comunque dominare il mondo è andato in frantumi, allora si sono passati al modello liberale, ma lo scopo è lo stesso. Lo scopo è il potere generale globalizzato su tutto il mondo, che venga da un'organizzazione di tipo liberale o che venga da un'organizzazione di tipo trotskista, il fine è sempre quello di assoggettare il mondo intero alla volontà di quei personaggi di quella specifica etnia e religione. Il rapporto di Barry M. Rickman sull'organismo sociale della Cina popolare conferma le divergenze di profondità fra il metodo sovietico e il metodo cinese, già denunciato dai politici come dai cronisti. I cinesi si abbeverano alle origini della rivoluzione socialista, il loro marx-leninismo cura di essere pronto in ogni momento a controllare l'organizzazione produttiva statale, laddove può dar luogo a forme burocratiche e a poteri destristi. All'inchiesta del Rickman risulta che i cinesi si sono liberati della concezione della fabbrica come unità di produzione rigorosamente razionalistica. L'elemento umano politico vi viene coltivato e agitato sino a fenomeni di revisione e di critica della base. Ubermann e Svizzi annettono particolare importanza a tale socialismo di fabbrica, ma l'altro vi scorgono, tra l'altro, vi scorgono quell'elemento di decentralizzazione dell'autorità che invece gravemente difetta in Russia. È in definitiva una questione di forma relativa alla praxis, la dialettica comunque rimanendo identica. Ho letto questi due punti perché vedo che leggendo un'analisi che è veramente profonda, perché l'analisi di Massimo Scaligero è sempre molto profonda, vedo che oggi le trasformazioni che sono avvenute sia in Russia che in Cina, che hanno rinnegato nella sostanza il marx-leninismo, sono trasformazioni che riprendono un'antica tradizione culturale, tradizione di millenni, sia cinese quanto russa, per nostra fortuna. La Russia e la Cina si pongono in totale alternativa alla globalizzazione occidentalista, su base apparentemente liberale, di un liberismo che conosciamo perfettamente. Queste due forze, come dicevo, hanno rinnegato quel passaggio che è stato un passaggio che è costato milioni di vite umane, però è un passaggio che è stato superato. Probabilmente molti, sia dei russi che dei cinesi, vi dovevano passare per farsene un lavacro. Capita spesso che di questi lavacri abbia bisogno l'umanità, nessuno lo nega, e d'altronde, per nostra fortuna, noi siamo ancora qui e possiamo commentare questi avvenimenti. Ci fossimo trovati in mezzo a quel crogiolo, probabilmente ne saremmo usciti distrutti, sia come individui che come progenie. Detto questo, e passando di palo in frasca, ma sempre con lo scopo di far vedere l'intrinseca menzogna contenuta in quello che superficialmente viene detta la storia, vogliamo leggere un periodo interessantissimo della nostra storia nazionale, periodo che, a fronte di esaltazioni temporanee e di, come dire, commemorazioni molto superficiali, in realtà è stato talmente importante che ha visto la presenza di personalità eccezionali
e di cui vogliamo trattare in questo momento. Qui si tratta di un convegno che è stato tenuto in concomitanza con i festeggiamenti per il 150° dell'Unità Nazionale. Lo troviamo dagli atti e memorie dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria e ne leggiamo alcuni punti, a mio avviso, di estremo interesse. Allora, si parla, ad esempio, della Repubblica Romana. La Repubblica Romana ha dato fastidio a tutti, ha dato fastidio ai massoni, perché la componente ideologica massonica non c'era. C'era quella rivoluzionaria massiniana, ma non ne c'era quella massonica, anche se molti erano massoni. Sai quanti cristiani ci sono che si dicono cristiani, che hanno fatto il battesimo, la comunione e la cresima, e poi il loro pensiero è tutt'altro. Quindi abbiamo una presenza massiniana, abbiamo una presenza veramente irredentista, una presenza veramente nazional popolare, che era stata veramente alla base della Repubblica Romana. Abbiamo una assoluta inimicizia da parte della preteria, a cominciare da quel Papa, che ha dimostrato veramente una forma ignobile di comportamento. Abbiamo l'eroismo, veramente l'eroismo popolare, ma abbiamo anche una figura eccezionale, che era la principessa di Belgioioso, perché spesso tengono sempre presente che la principessa di Belgioioso aveva fatto altre cose, si era interessata di altre cose, ma la principessa di Belgioioso era a Roma e ha anticipato esattamente di 10 anni la nascita della Croce Rossa, oltretutto, a dimostrazione anche questa volta che gli italiani anticipano sempre, poi gli altri fanno finta di non saperlo, e gli italiani per primi, che esaltano, e hanno perfettamente ragione, la nascita dell'idea della Croce Rossa, ma attribuita ad altre persone, e questa nascita c'è stata in questa terribile battaglia di Solferino e San Martino, 1859, la guerra che si è tenuta per il tentativo di conquista della Repubblica Romana era del 1849, abbiamo anticipato anche da questo punto di vista la nascita della Croce Rossa. Leggiamo una parte di questo intervento al convegno che si è tenuto, come dicevo, e riguardava prevalentemente la sanità. L'intervento è di Pierpaolo Visentin. Ferita e morte di Goffredo Mameli, gli ultimi giorni del poeta nel ricordo dei contemporanei. Cristina Trivulzo di Belgioioso ebbe un ruolo fondamentale nell'assistenza ai feriti della Repubblica Romana e, per il fatto che fu particolarmente amorosa nei confronti del Mameli, merita un cenno approfondito. A Roma la situazione era drammatica. Le bombe francesi facevano strage di civili e di soldati. Dopo ogni scontro non si sapeva più dove mettere i feriti né come soccorrerli e curarli. Mazzini affidò a Cristina l'organizzazione della sanità pubblica e dei convogli di ambulanze militari. La Belgioioso faticò non poco a reperire i locali dove accogliere e curare i feriti, effettuando vari sopralluoghi in chiese e conventi. Alla fine mise in piedi ben 12 ospedali militari, ben 12 nella sola Roma, e organizzò il primo corpo di infermiere volontarie. Quindi non è stata la Croce Rossa, con l'invenzione della Croce Rossa, a organizzare il primo corpo di infermiere volontarie, ma è stata la Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso. Si occupò anche del sostentamento dei malati, chiedendo con insistenza al triunvirato di continuare a pagare il soldo ai militari feriti. Ora, questa è bellissima. Ai militari feriti non pagavano più il soldo, che cacchio vado a combattere, che non c'ho nemmeno la garanzia che qualora io sia ferito, e quindi con gravissimo rischio di morte, perché all'epoca sappiamo perfettamente la ferita era per lo più mortale, perché si insinuavano batteri, virus di ogni tipo e la cancrena era assicurata, come avvenne per il povero Mameli, che apparentemente stava bene, poi alla fine fu colpito dalla cancrena.
La Trivulzio ovviamente si è data da fare, perché organizzare una cosa di questo genere non è facile, men che meno era facile nel 1849 a Roma, con quel sistema di igiene che possiamo immaginare, visto l'igiene che c'è oggi a Roma. Tante tali furono le sue critiche al governo provvisorio che Mazzini la definì un vero tormento, e aveva ragione. A lei venne affidata la direzione del comitato di soccorso di cui facevano parte Enrichetta Di Lorenzo, compagna di Pisacane. Pisacane morì poi esattamente 10 anni dopo, cioè 8 anni dopo, 1857, in quella sfortunatissima spedizione nel Regno delle Due Sicilie, la marchesa Giulia Paolucci, l'americana Margaret Fuller ed altre donne romane, a cui Cristina lanciò un appello perché la aiutassero. La Margaret Fuller è stata la prima inviata speciale femmina del mondo e scriveva dei bellissimi articoli per la stampa americana, statunitense. Questa donna, scrittrice, giornalista, veramente inviata speciale di guerra in primis, come tante altre donne che poi la seguiranno, si era sposata poi con un romano, e nel ritornare in America sia lei che il marito che il figlio nato da poco morirono in un naufragio della nave che loro avevano presa per arrivare a Boston, con gran dispiacere, perché valeva veramente la pena che questa donna potesse continuare il suo lavoro. Ad assistere i feriti furono moltissime a rispondere alla chiamata di tutte le classi sociali e di ogni regione d'Italia. Pensate, di ogni regione d'Italia. Persino straniere, dame irreprensibili, ma anche alcune donne di dubbia moralità. E beh, allora cosa succede? Se erano donne, anzi, diciamo che, e lo affermiamo con sicurezza, che le donne di dubbia moralità, da questo punto di vista, dal punto di vista della cura dei feriti di guerra, sono le migliori, perché sono le più tenere, sono quelle che si dedicano maggiormente, che non hanno misteri e segreti del loro corpo, che suscitano spesso attenzioni di carattere sessuale, e noi sappiamo perfettamente che proprio in conseguenza di queste conoscenze una certa lassitudine nell'assistenza ai feriti di guerra dell'ultima guerra da parte delle infermiere è stato molto d'aiuto, perché noi sappiamo che la rinascita dell'istinto sessuale è la prima forza che dà vita alla voglia di vivere, di sopravvivere malgrado le ferite. Quindi non è un fatto strano, che ovviamente ne hanno approfittato per parlare male di questa organizzazione. Infatti non se ne parla mai, ovviamente, si parla sempre della Nightingale, ma non si parla mai della Trivulzio, della Belgioioso. Ne scelse 300 con una durissima selezione, quindi anche lì, anche in questo caso di estrema emergenza, la Trivulzio scelse le infermiere con una durissima selezione, che tenne conto più dell'interesse per i feriti che della morale, giusto, come ho detto io prima. Esse venivano così descritte: infermierine, le quali si avvolgeano leggere intorno ai letti in grembiulino di seta a ventaglio, con le maniche rimboccate sopra il gomito, con gli sciallini appiccicati agli arpioni dell'antisala perché il caldo e l'afa le opprimeva, con coi capi ben acconci per non aver sembiante di suore e non metter tedio e nausea agli eroi d'Italia, ai martiri della libertà, con certi risolini in bocca da mandarli all'altro mondo in ben altra guisa che fanno i preti, in cotte stola, zuccheroso comitato di innocenti angiolette. Tutto ciò si rivelò un vero scandalo. Senti, giovane, brav'uomo, niente. Tutto ciò si rivelò un vero scandalo per la società ben pensante dell'epoca. Ora, la società ben pensante, sarebbe stato meglio che si fosse rimboccata le maniche e avesse dato
mano a salvare le vite di quei giovanissimi che si stavano battendo per l'indipendenza nazionale. Ma indignò soprattutto Pio IX, e come te sbagli? Gli avevano portato via i quattrini, gli avevano portato via il regno. Ti immagini se non si indignava. Che nell'enciclica Noscitis et Nobis Cum lamentava che più di una volta gli stessi miseri infermi, già presso a morire, sprovveduti di ogni conforto della religione, furono astretti ad esalare lo spirito fra le lusinghe di sfacciata meretrice. Ecco come finiscono i preti. A tutti coloro che fanno qualcosa per gli altri, se quel qualcosa consiste nel portare via i soldi ai preti, state tranquilli che questi vengono accusati delle peggio cose, le femmine sono tutte meretrici e quant'altro. La Belgioioso rispose al pontefice con una lettera pacata ma decisa. Ella non escludeva che tra la moltitudine di donne che durante il maggio e giugno del 1849 si dedicarono alla cura dei feriti, non ve ne fosse neppure una di costumi irreprensibili. Vostra Santità, continuava, si degnerà sicuramente di considerare che non disponevo della polizia sacerdotale per indagare nei segreti delle loro famiglie, o meglio ancora dei loro cuori. Sarebbe stato meglio andare a indagare nei segreti della famiglia del Papa Pio IX, di cui conosciamo vita, morte e miracoli, e anche del Papa stesso, che non era certamente un sant'uomo, o almeno prima di diventare Papa e dopo diventato figlio a Cristo, certi suoi peccatucci di gioventù, anche quando era prete, ce li dimentichiamo, va bene? Tanto doveva andare in paradiso, tutto quello che diceva aveva ragione lui, aveva detto che lui era infallibile, dava della puttana a chi non lo era, pensasse a sua madre, no, era meglio. La cosa più importante era però che quelle donne erano state per giorni e giorni al capezzale dei feriti, non si ritraevano davanti alle fatiche più estenuanti, né agli spettacoli o alle funzioni purimonianti, né dinanzi al pericolo, dato che gli ospedali erano bersaglio delle bombe francesi. Anche la stampa dell'epoca fece la sua parte, incolpandola di far alzare la febbre ai pazienti con la sua bellezza. Quindi, in un certo senso, vedete che questo concetto è interessante, perché la Trivulzio come arrivava a questi qui gli si alzava la febbre, come devo dire, mi auguro che è molto probabile che gli si alzasse anche qualcos'altro. Questa, cari amici, è la Trivulzio, eccola qua, molto nota, molto conosciuta, ecco. I gazzettieri francesi, in particolare, criticarono velenosamente quelle donne pietose che rincuoravano e curavano anche i loro connazionali feriti, e quelli avrebbero dovuto lasciar morire tranquillamente. Padre Bresciani, un gesuita molto noto all'epoca, le chiamò svergognate, che tenevano luogo del demonio tentatore al capezzale di quegli infelici. Capito? Padre Bresciani, invece di, capito, tirarsi sulle maniche, andare a vedere di fare qualcosa per aiutare quei pesti disgraziati che, ripeto, nel 1800 si moriva non tanto per le ferite quanto soprattutto per le infezioni, e vi posso garantire che una infezione su ferita è estremamente dolorosa, come capitò al povero Mameli, che morì nello stranzio di grande sofferenza, oltretutto tormentato da un pretaccio che voleva per forza che si convertisse, ti immagini, a Mameli, e definì la Belgioioso sfacciata ed impudente. La Repubblica Romana cadde il 3 luglio e dopo circa un mese la Belgioioso dovette lasciare la città, avvertita da un prete a cui aveva salvato la vita, è che un fascicolo che la riguardava era sul tavolo di un cardinale con la scritta «Sentimenti irreligiosi». Manco che, capito, la bruciassero vita. Le accuse più ingiuste e infamanti però furono quelle di furti e malversazioni nell'amministrazione delle ambulanze.
Dunque, vedete bene che allora, cari amici, quelle persone non erano democristiani, quindi non è vero, non è possibile che facessero dei furti nell'amministrazione dell'ambulanza. I democristiani sarebbero venuti circa 100 anni dopo. I furti li hanno sempre fatti gli avversari. Dunque il Mameli si trovava in uno dei 12 ospedali dedicati ai feriti, ma che non era particolarmente attrezzato. Così lo descrive il medico Agostino Bertani. Ecco qui la foto, se non il ritratto di Agostino Bertani. Aveva l'aspetto di un'ambulanza quasi improvvisata, non v'era un utensile da infermeria, non lavatoi, non tela cerata, non stecche tagliate appositamente per frattura. Il 5 giugno, 2 giorni dopo il ferimento, Goffredo era ancora in buone condizioni ed era convinto che al massimo avrebbe dovuto sopportare una lunga convalescenza. Scriveva alla madre per assicurarla: carissima madre, 2 righe alla meglio, vo stando totalmente meglio, stai di buon animo come lo sono io, un bacio a papà, amami Goffredo. In ospedale i primi giorni trascorsero tranquilli. Mameli leggeva in particolare George Sand ed era visitato continuamente dagli amici, tra cui Antonio Doria, che gli era costantemente vicino. Il 10 giugno, in vista della bravura e coraggio mostrato nel fatto d'armi del 3 giugno, Mameli veniva promosso al grado di capitano dello Stato Maggiore. Saputo del ferimento di Nino Bixio, scrive a questi, a sua volta ricoverato nell'ospedale temporaneo del Quirinale, considerato idoneo per i meno gravi. Fratello mio, 2 righe alla meglio, come concede il mio stato di semicrocifissione. Se tu vai al Quirinale, ciò significa che ti alzi. In tal caso puoi ben fare un salto presso di me. Non insisto perché so che se lo puoi lo farai. Anch'io chiesi di essere presso di te, non so quali ostacoli si presentassero. La mia ferita va migliorando, però temo sarà una cosa lunga. Pazienza, consolami del malumore che faccio, amandomi Goffredo. Ma le condizioni si aggravarono ben presto, tanto che il 19 giugno 1849 Agostino Bertani fu chiamato a consulto dal dottor Maestri per dare il suo parere su una amputazione che sembrava ormai inevitabile. Già nei precedenti consulti era stato prospettato al Mameli la possibilità di un'amputazione, fatto che l'avvedì particolarmente, tanto che Mazzini, quando lo seppe, lo incoraggiò e confortò con questa lettera: non posso venire io, Goffredo mio, ma ricordatevi che sono stato e sono con voi in spirito, che soffro con voi, che avrei dato anni di vita per salvarvi, giovane e prode come siete, all'amputazione, ma che non si poteva. Che fido in voi e nel vostro coraggio morale, onde non vi tormentiate soverchiamente, che vi resta l'ingegno, vi resta il cuore, e queste sono le migliori parti di voi, che gioverete sempre al paese, che avrete, come avete, a compenso, la gloria d'aver consumato fra i primi il più grande dei sacrifici nella battaglia di Roma repubblicana, e che io vi sarò, finché vivo, il miglior amico e fratello che possiate avere. Amate il vostro Giuseppe. Dunque, la mattina del 19 giugno, alla presenza della Belgioioso, del dottor Pastori e di alcuni medici del Quirinale, si tenne il 9° e definitivo consulto con i medici Baroni, Burci, Benignetti, Ugliosi ed altri 5 consulenti. Il Bertani viene messo a conoscenza della ferita del 3 giugno e delle modalità del ferimento, cioè della palla di fucile che, penetrata al terzo superiore interno nella faccia anteriore della tibia, aveva perforato l'osso ed era uscita al di sopra della fibula, quasi in direzione dell'entrata. Nell'esaminare la ferita, questa volta in maniera più attenta, si evidenziò la presenza di un corpo estraneo definito un turacciolo.
che era causa della gangrena della gamba, era il turacero del fucile. Quando caricavano il fucile ad avancarica, ci mettevano sopra il turacero, quindi la palla che partiva aveva anche davanti il turacero. Fu qui che Belgioioso urlò tutto il suo disappunto, ma la gangrena era arrivata a quattro dita al di sotto del ginocchio con una linea di separazione marcata. E con questo, cari amici, io vorrei concludere. Faremo una lettura appropriata anche relativa a una grande opera di un grandissimo scrittore russo che viene poco citato e che è appunto Il diario di Satana di Andreiev. Eccolo qui, Diario di Satana di Andreiev. Questo è Andreiev. Questo è Andreiev. È poco conosciuto, forse proprio perché ha scritto il Diario di Satana. In ogni caso, leggiamo veramente le ultime tre o quattro righe di questo eccezionale racconto. Ora, Satana fa un giro per il mondo, eccetera, e alla fine arriva a Roma. Tutte le strade portano a Roma, anche Satana arriva a Roma. Se sei Satana, sei in ritardo anche qui. Quindi qualcuno, che è poi un cardinale, si rivolge a Satana e gli dice: se sei Satana, sei in ritardo anche qui. Capisci? Perché sei venuto qui? Per recitare, tu dici? Per tentare? Per deridere noi uomini? Per inventare un qualche nuovo cattivo gioco, per farci ballare al tempo di una musica tua? Allora sei in ritardo. Avresti dovuto venire prima. Oggi la terra non ha più bisogno del tuo talento. Non parlo di me, che t'ho ingannato con tanta facilità e ti ho tolto il denaro. Io sono Tommaso Ergo. Non parlo di Maria. Ma guarda questi piccoli e modesti amici miei e vergognati. Dove trovare nel tuo inferno dei diavoli così immondo, così intrepidi e pronti a tutto? Ah no, scusate, dei diavoli così a modo, così intrepidi e pronti a tutto, eppure essi non avranno posto nella storia. Tanto piccoli sono. Qui c'è il commento del traduttore. Il diario di Satana è l'ultima parola di Leonid Andreiev. Può darsi che il disegno dell'autore sia stato più vasto di quel che non risulti dal manoscritto lasciato. Può darsi anche che in seguito molte cose sarebbero state cambiate. Se ne senti il bisogno qua e là. L'editore pubblica una copia esatta del manoscritto lasciato dall'autore. Il lettore ricostruisca con la sua fantasia tutto quello che ha portato con sé nella tomba uno dei più interessanti profeti della catastrofe mondiale. Voglio concludere con un altro grandissimo autore russo, Dostoevskij, che nei Fratelli Karamazov pone quel punto essenziale, fondamentale della sua storia, e che è un'opera di altissimo livello filosofico, quando appunto narra, sotto forma di una narrazione fatta da uno dei fratelli Karamazov, che Cristo ritorna sulla terra, viene scoperto, viene fatto prigioniero e viene affrontato dal cardinale più importante dell'epoca, ovviamente del grande inquisitore, il quale grande inquisitore gli dice: cosa sei venuto a fare? Chi ti vuole qui? Qui noi ti faremo fuori perché tu non meriti nessuna attenzione. D'altronde qui la realtà è tutta sotto controllo, il mondo ce l'abbiamo sotto controllo noi e qui tu sei assolutamente pleonastico. Vattene se non vuoi che ti facciamo fuori. Questa è in linea di massima la chiave di lettura, è la stessa è qui.
quando Satana arriva a Roma e il cardinale gli dice: vedi che sei leggermente in ritardo. Più di così, più... la denuncia è talmente chiara che non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. A presto, cari amici.